un museo con 11 totem, ma non solo. Il FLAG Costa di Pescara ha realizzato un percorso che partendo da Borgo Marino Sud per arrivare fino a Borgo Marino Nord, con il posizionamento di 11 totem, ognuno dei quali ha una foto esplicativa dell'argomento del quale tratta, poche righe per introdurlo ed un QR code che una volta inquadrato apre tutta la storia che racconta la foto presente in quel totem. Altre iniziative? Il FLAG ha sponsorizzato la realizzazione di un'ala all'interno del Museo del Mare per il Museo delle Genti di Mare, dove naturalmente si racconterà anche in quel caso la storia della marineria di Pescara. E per i pescatori un laboratorio dove lavorare, dove creare dei prodotti. Una delle missioni del FLAG è quella di tentare di aumentare il reddito ai nostri pescatori ed è per questo che abbiamo pensato alla realizzazione di un laboratorio all'interno del quale chiunque dei nostri pescatori e non solo potrà lavorare il proprio pescato per dargli un valore aggiunto. E c'è questa sede che è stata ristrutturata con quali fondi? Il FLAG nasce per la gestione di fondi pubblici europei erogati per il tramite della regione dopo aver presentato alla regione stessa una strategia con la quale indicava il sistema di utilizzo di questi fondi. La realizzazione di questa sede faceva parte appunto di quella strategia. Importanti iniziative, ma manca il porto. Il dragaggio effettivo quando ci sarà? Mi viene posta una domanda alla quale naturalmente non sono in grado di rispondere perché quando purtroppo si tratta di lavori pubblici la data di inizio diventa altamente aleatorio. È in corso di realizzazione i nuovi moli guardiani che dovranno essere poi il nuovo corso del fiume Pescara, non posso che augurarmi il prima possibile. Per il momento? Per il momento siamo costretti a transitare in una canaletta delimitata da boe, realizzata per permettere l'utilizzo del porto, ma se si andasse al di là di quelle boe di segnalazione andremmo in secca, atteso che purtroppo il fiume continua naturalmente a portare a valle i detriti.